In cosa consiste il progetto Officine On Off? Come è nata l'idea e qual è stato il percorso per attuarla? Dunque, Officine On Off è un progetto promosso dall'assessorato alle politiche giovanili e all'innovazione del Comune di Parma ed è stato ideato ed è tuttora gestito da una cooperativa sociale, Onlus, di Parma, che si chiama Gruppo Scuola, e insieme e in collaborazione con l'associazione di promozione sociale On Off, che è nata appunto per gestire i servizi di questo spazio. E Officine On Off è nato, abbiamo inaugurato il 23 novembre del 2013 ed è nato come spazio di co-working a sostegno dell'occupabilità e dell'autoimprenditorialità giovanile. Quindi sostanzialmente è uno spazio di lavoro condiviso dove giovani freelance, start-uppers, ragazzi, lavoratori autonomi, ma anche persone, ragazzi che vogliono iniziare una propria attività imprenditoriale, possono trovare una base operativa dove svolgere la propria attività e in più la vicinanza fisica, no? Quindi uno si ritrova a lavorare di fianco a una persona che fa un altro lavoro, che però può sempre tornargli utile, quindi la cosa interessante è quello che può nascere qui dentro grazie alla vicinanza fisica, alle due chiacchiere che si fanno, che si scambiano quando si prende il caffè insieme, quindi alla condivisione prima di tutto degli spazi e poi anche di esperienze, degli strumenti, delle competenze che uno mette a disposizione qui dentro. Parallelamente al co-working si è sviluppata, ha preso molto piede la parte di Fab Lab, quindi di fabbricazione digitale. È nato tutto perché possedevamo quando abbiamo aperto una stampante 3D e attorno a questa stampante 3D si è sviluppata una vera e propria community di makers, comunque di persone che fanno e che lavorano, che sono interessati, che sono appassionati dell'ambito della fabbricazione digitale, appunto le nuove tecnologie digitali. Oltre alla stampante 3D ci sono tanti altri settori, quindi noi a marzo del 2014 abbiamo fatto una call aperta a tutti quelli interessati a costituire il primo Fab Lab, che è il laboratorio appunto di fabbricazione digitale a Parma, e da lì, da quella chiamata aperta a tutti per iniziare questo processo di progettazione partecipata dal basso, ci sono ancora persone che tuttora vivono e frequentano On Off e lavorano su quel tema. Quindi, per quanto riguarda il vostro progetto, avete avuto supporto da parte dell'amministrazione e delle realtà locali oppure avete trovato difficoltà a diffondere la vostra idea? On Off nasce con il supporto della pubblica amministrazione, in questo caso appunto dell'assessorato alle politiche giovanili, perché nasce come progetto a sostegno dei giovani, principalmente rivolto agli under 35, poi dopo nella quotidianità abbiamo aperto anche a figure, chiamiamole senior, perché abbiamo visto che tra l'altro portano dei benefici, insomma portano più esperienza, quindi hanno più competenze che possono poi andare a interscambiarsi con quelli un po' più giovani, però nasce come progetto che utilizza il co-working a sostegno dei giovani, quindi è stato fino all'inizio assolutamente supportato dall'amministrazione. Attualmente quali sono le maggiori difficoltà legate al mondo delle start-up e quali possono essere gli strumenti o gli interventi anche di carattere strutturale e normativo per ovviare a tali problematiche? Ma allora, legate al mondo delle start-up, io facendo parte, avendo fondato a mia volta una start-up, posso dire che in generale c'è pochissime informazioni, quindi molta disinformazione sia da parte delle persone che vogliono iniziare un'attività imprenditoriale, sia da parte degli enti preposti a dare informazioni in questo senso. È vero che c'è internet, quindi tu su Google fondamentalmente adesso potresti trovare qualsiasi informazione, in realtà queste informazioni vanno sempre adattate al proprio progetto e alla propria situazione, al proprio contesto, quindi non è così semplice districarsi, cioè capire esattamente che, per esempio, quando uno vuole iniziare una propria attività, che forma giuridica assumere, che cosa vuoi diventare, come lo vuoi fare, sono cose che non tutti ti dicono e poi anche quando trovi chi ti fa la consulenza o ti fa un minimo di orientamento, non è detto. Io, il mio consiglio è quello di sentire più voci.
Poi, d'altra, da un altro punto di vista, in Italia c'è una certa, diciamo così, c'è un certo paradosso, comunque ci sono alcune contraddizioni, nel senso che si è parlato, c'è stato il boom, adesso c'è il boom da un po' di anni delle start-up, start-up innovative, agevolazioni, in realtà le agevolazioni sono state anche molte, molto, molto fomentate, in realtà poi se devi aprire un SRL agli stessi costi che un'azienda normale, quindi quello che veramente aiuterebbe sono degli sgravi, degli sconti, chiamiamole così, delle agevolazioni vere per chi veramente sta iniziando la propria attività e quindi tutto quello che ricava lo deve investire nello sviluppo dell'azienda e non, adesso non voglio parlare di tasse, entrare troppo nello specifico, però in spese che veramente possono andare a, non dico a quasi a farti rischiare di interrompere l'attività dall'inizio, però ti limitano molto, ecco, nello sviluppo. Officine On-Off è partner di una startup che ha ideato Bcraudio, una piattaforma di crowdfunding reward base dedicata a progetti culturali ed artistici. Mm-hmm. Ora sta per presentare la nostra scuola, una piattaforma sempre di crowdfunding ma donation based, per sostenere idee, progetti e iniziative delle scuole di Parma e di provincia. Quali sono le sue considerazioni circa il crowdfunding come nuova modalità di finanziamento di start-up e piccole e medie imprese innovative e anche di progetti civici legati al territorio? Lei ritiene che sia un valido strumento per il superamento del credit crunch e della mancanza di fondi da parte delle amministrazioni pubbliche? Sì, Bcraudi è una delle start-up che ha preso forma da On-Off dall'inizio, perché ricordiamo, se posso dirlo, On-Off è stato prima di tutto un concorso per giovani idee imprenditoriali che ha visto vincitori 4 appunto progetti, e uno di questi era Bcraudi, che è online da Bcraudi è online da un anno, dal 3 aprile del 2014, e ha raccolto, se si può dire, più di 160.000 euro in un anno, quindi insomma sono cifre abbastanza importanti, e, per il sostegno di progetti culturali e artistici, quindi è un crowdfunding di un certo tipo. E, domani verrà presentata, appunto, il fatto che dentro On-Off, sempre parlando di come funziona uno spazio di co-working, ci fossero competenze diciamo dedicate al mondo del crowdfunding, ha fatto sì che insieme alla cooperativa che gestisce On-Off si sviluppasse l'idea di una piattaforma di crowdfunding dedicata al sostegno delle scuole di Parma e provincia. Questa è una cosa abbastanza importante, perché è uno strumento non direi nuovo, perché il crowdfunding non è nuovo, però il fatto che in un territorio come quello di Parma ci sia una piattaforma di questo tipo è sicuramente una novità, non esistono di simili. Ci sono state le campagne di raccolta fondi, ma lì il sistema è diverso, quindi è l'idea di raccogliere in un'unica piattaforma, in un unico portale, quello che potrebbero essere i progetti, le progettualità anche delle scuole stesse, è un modo anche unico per sostenerle, no? Da parte di quelli che saranno poi i donatori, gli utenti di questa piattaforma. Per quanto riguarda il crowdfunding, è un sistema di finanziamento che negli altri paesi si sta, vabbè, non voglio dire sovrapponendo, però comunque si sta, sta crescendo sempre di più, sta diventando quasi la norma rispetto ad altri sistemi di finanziamento, come potrebbero essere appunto il credito di banche, eccetera, no? Quindi lì è in Italia invece, rispetto per esempio a quando abbiamo iniziato noi la nostra attività imprenditoriale con il crowdfunding, se ne sta parlando sempre di più. Nascono, infatti la polemica in Italia qual è? Che ci sono più piattaforme che utenti, no? Quindi c'è più offerta che domanda, perché c'è ancora un senso di sfiducia e di, come dire, di diffidenza rispetto a quello che è in generale il web e il pagamento sul web. Questo è quello che è la nostra esperienza fino adesso con il crowdfunding, quindi le persone in Italia hanno ancora poca confidenza con lo strumento del pagamento online, e tra l'altro anche una questione, oltre che di abitudine, di mentalità nell'investire in qualcosa che ancora non si conosce, perché è quello il principio su cui si basa il crowdfunding, quindi tu sostieni un progetto che non sai come si concretizzerà,
e se lo farà, no? E quindi è una scommessa, anche quella si basa proprio sulla trasparenza e la fiducia, quindi come mentalità noi siamo ancora un po' più, cioè andiamo avanti ancora un po' più, ancora un po' sospettosi rispetto al resto di paesi come la Francia e la Spagna, dove il sistema va avanti abbastanza, cioè molto, molto bene, insomma. E quindi io confido, essendo non sempre per prendere esempio anche dagli altri paesi, perché ogni contesto ha delle sue caratteristiche, però confido che anche in Italia si vada per quella strada lì, perché comunque di truffe o che poi è quello un po' anche la paura, no? Che uno prende i soldi e scappi, è una cosa che non è mai praticamente successa, perché ripetiamo, tu sei sul web, ci metti la faccia e fai vedere quello che faresti con i soldi degli altri, quindi poi c'è tutto un sistema per cui è praticamente impossibile che succedano delle, che ci sia un risvolto negativo, ecco. E, se, come, cioè, non, niente di più, niente di meno di quello che potrebbe succedere con una banca o con qualcuno, no, ne sentiamo tutti i giorni queste cose, quindi, e secondo me, almeno noi ne abbiamo la prova, per quanto riguarda il sostegno di progetti, adesso il sostegno di startup è un'altra cosa, l'equity crowdfunding che in Italia è stato il primo paese in cui c'è stata una normativa, che poi adesso sembra in realtà che ci siano dei problemi, anche lì varie contraddizioni, insomma, che non stia partendo effettivamente quel tipo di crowdfunding. Per il sostegno di progetti, anche di piccole e medie dimensioni, adesso stiamo parlando di raccolte fondi troppo grandi, però funziona, perché è proprio è un modo per farsi, per promuoversi, per promuovere la propria attività, cioè uno lo deve vivere come una campagna pubblicitaria a tutti gli effetti, quindi il segreto è saper comunicare il proprio progetto, quindi non vedo perché non dovrebbe funzionare anche in Italia un metodo di promozione che in più ti dà la possibilità di raccogliere fondi per realizzare questo progetto.